Un imprenditore, abile, capace, empatico, quando muore con sé non porta niente. Un esame, andato bene o andato male, sbiadisce e si dimentica perché l'uomo è davvero poco. Un bambino che sparisce, come sta accadendo a Firenze, oppure che perde la vita, oppure che non viene messo al mondo perché sua madre sceglie di farlo uccidere nel proprio grembo. Il corpo di un bambino non pesa niente. Allora, che senso ha questo nostro vivere? I cristiani dicono da secoli di Dio, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. La vita o la si vive come un peso, come una condanna, come una macerazione finché non giunge nella disperazione a fine, oppure la si vive come dono, come offerta al prossimo, perché in chi incontriamo si generi e si moltiplichi l'amore.